Ryanair. Allora, riassunto, cosa è successo? Abbiamo sognato questa vacanza da un anno, in poche parole. Arriviamo lì al check-in per Bali, dovevamo andare a Seoul e poi andare a Bali. Non ci hanno passato perché Gaia aveva la scadenza del passaporto che scadeva in meno di 6 mesi, 5 mesi e 3 settimane, e loro volevano massimo 6, quindi per una settimana del cazzo non ci hanno fatto passare. E quindi niente, non ci hanno fatto imbarcare. Il tipo dell'agenzia viaggio è stato bravo, ci ha ridato i soldi indietro, ci deve ridare i soldi indietro, quindi tra disperazione tutto quanto. Adesso siamo qui a Cerchiate di Pero perché eravamo a Malpensa, ho detto dormiamo qua, stiamo aspettando mio zio tra l'altro, che chissà quando cazzo arriva. Siamo ho detto dormiamo qui e cosa facciamo? Domani vediamo cosa fare. E adesso il tipo forse ci fa un altro pacchetto invece di ridarci i soldi. Solo che la principessa è, dopo che tutto quello che è successo, qui a Cerchiate di Pero, questo è il nostro destino. Allora ragazzi, adesso ci hanno prenotato una gita a, come si chiamava quel posto? Abbiamo presentato una gita a Marsalam, io preferivo Sharm el Sheikh, ma Gaia preferiva Marsalam, per farla stare zitta io ho detto va bene, andiamo a Marsalam e vedremo i templi, quelli là egizi, e niente, tutte le cose egizie, e niente, se partiamo lì sono contento, se, almeno facciamo qualcosa. Adesso dobbiamo aspettare fino al 19, per ora siamo qui a casa di mio nonno a Cerchiate di Pero. Tanta roba qua, è troppo bello. È troppo bello, veramente tante cose da vedere. Ragazzi, dovevo partire a Bali, ma sono finito a Cerchiate di Pero e non mi aspettavo tutta questa bellezza. È sottovalutato, raga, guardate che panorama. Porca troia. Guardate qua. Guardate, raga. Là se tu ti scorgi bene, arrivi, vedi addirittura l'autostrada. È una cosa assurda. Guardate, quella là giù, quella là sopra è l'autostrada. La 4, quella è la Torino-Milano. Una roba micidiale. Primo giorno, ciao a tutti i fans. Primo giorno siamo a Milano. Stiamo facendo un giro da Porta Garibaldi fino al Duomo. E domani penso che andiamo in Liguria e faremo Sestri, poi Diano Marina e poi andiamo giù fino alle 5 terre, poi torniamo a casa, torniamo a Milano e poi prendiamo di nuovo l'aereo, stavolta speriamo, arriviamo 5 ore prima e niente. Che poi non è vero, perché non siamo andati in Liguria, siamo andati in Svizzera e poi l'ultimo aereo per andare a Marsalam abbiamo fatto a pelo, l'abbiamo preso come sempre. Sono qui alla gelateria Artico a Milano, ci è venuto il grande Giovanni Fois, siamo venuti anche noi a prendere gusti uguali e diversi. Allora, cannella com'è? Buonissimo. Aspetta che assaggio io, che è il palato più sopraffino. Cannella non sono un grande fan, però è abbastanza buona. Sta mandorla salata è molto buona. È strano perché gusto, è strano, però ci sta. Gusto molto accentuato il salato. Sembra strano al primo impatto, però è piacevole. Poi assaggiamo il pistacchio salato. Micidiale. Micidiale, il pistacchio salato è micidiale. Ve la consiglio, gelateria Artico.
Switzerland. Siamo finiti in Switzerland. Guardate, mi ha sporcato tutto quanto con i panini. Guardate. Non sono stata io, sono stati i panini. Mi ha sporcato tutto. No. Sono passato il confine con la Svizzera, mi hanno detto: guarda, l'autostrada costa 45 euro, mi ha detto. Però con quella la strada normale allunghi di 3 ore. E gli ho detto: no, guarda, non li pago 45 euro perché li volevano loro in mano direttamente, i poliziotti ci hanno fatto i controlli. E ho detto: no, guarda, faccio la strada normale. E la strada normale ci ho messo solo 20 minuti in più. Questo è stato l'allungamento che abbiamo fatto, solo questo. Ora si va al Lido Locarno, che è una meraviglia. È un parco acquatico di altri tempi. Lido Locarno, ragazzi. Guardate la tecnologia, se perdi il numero dell'armadietto, appoggi il bracciale qui e te lo dice. Una roba assurda. Guardate, questi sono gli scivoli, sono molto fighi. Tu entri lì nell'imbuto e scendi lì, poi ci sono quelli un po' meno spericolati. Questa è la mia cipolletta che sta prendendo il sole. Ciao. Boh, giornata molto bella. Questo è Locarno dall'alto, cioè in poche parole noi eravamo lì, per arrivare minchia di là ci hanno fatto fare il giro di sopra la montagna e spuntare di là, cioè capisci, una cosa assurda. Siamo qui ad Oldwell West, a Locarno in Svizzera, e ci sta. Costano un po' di più, però va bene. Allora, ultimo giorno in Svizzera. Sono all'orrido, sto andando, ho visto un lungo lago di un paesino. Ora sto andando all'orrido. Sto vedendo un po' di cose, ma sono da solo perché la mia ragazza mi ha rotto veramente i coglioni e l'ho lasciata indietro. Veramente lei che è voluta scendere, e scendi. Poi qua non c'è connessione, non l'ho cercata, non l'ho trovata. Amen. Sono tornata a Milano. Che la pace dei sensi. Ho fatto il tuffo, saranno stati 8-9 metri, neanche tanto, forse neanche 8-9 metri, 6-7, ma la mia paura di, come si dice, la mia paura di mettermi sul bordo, camminare fino al bordo più che altro, e stare sul bordo è più grande del tuffo, di fare il tuffo. A me fare il tuffo non fa paura, nonostante io non entri bene in acqua. Però mi cago in mano, nonostante faccia parkour, sì, ma non c'entro un cazzo. Mi cago in mano a camminare sulla roccia per andare a fare il tuffo. Cioè una roba... Tutti quanti andavano lì tranquilli, arrivavano al tuffo, ci pensavano. Uno è tornato indietro, gli altri l'hanno fatto dopo un po'. Io ci ho messo una vita ad andare sulla roccia. Appena ho visto il tuffo ho detto: ma è una cazzata. E mi sono tuffato. Proprio al contrario di tutti quanti sono. Ho appena piovuto un po', ora stiamo andando a cascata del Sa. Spettacolare. Spettacolare. Giorno 2, Mobiland e Caneva World. Giorno 2, giorno dopo la Svizzera. Sono qui con questa bisbetica.
c'è sempre un problema. E stiamo andando. Allora, siamo qui a Movieland. Abbiamo fatto un po' di scivoli, poi ho fatto quello insieme a un'altra ragazza che ho conosciuto qui. Minchia alto. Aprono una botola e ti buttano così, è troppo figo. Questo è il nostro hotel, niente male. Allora, c'ha i tavolini. Si vede che si è abituato proprio a poco. A poco, vabbè, non è male per 70 euro. Posso... E comunque, niente, ho fatto quella giostra lì, quello scivolo alto. È stata la giostra più spericolata, però è stato più l'ansia di salire. E la cosa brutta è che ti tolgono il pavimento da sotto i piedi e ti mettono su sto scivolo qui. Ha urlato come un deficiente. Certo che ho urlato, avevo anche l'ansia, vi dico la verità. Poi dopo alla fine no, però mi sono fatto coraggio. Ha urlato. Spettacolare. Stiamo mangiando le nostre pizze qua in questo posto. Allora, siamo qui a... Che città siamo? Non mi ricordo più. Verona. Da Berberè. Ho preso una pizza d'anguia e burrata. Lei una pizza... Beh, questa la taglio perché... Allora, siamo qui da Berberè. È una pizzeria qua a Verona. Ho preso una pizza burrata con le olive. Allora... La qualità dell'impasto è perfetta. Ultimo giorno di water park, cazzi e mazzi, Carnival World. Questa qui è una bisbetica. È entrata e quella gli fa: ciao ragazzi, cosa volete? Lei fa: un attimo. E quella poi non gli ha risposto. Era un palo in culo, le ho risposto di merda perché era un palo in culo, te lo dico io. Quanta cazzo. Cioè, proprio la faccia da... Quanta pazienza ci vuole. Faccia da cogliona. Sei tutta sporca, hai due labbra. Quello è lo scivolo dove ti metti, schiacciano e ti lasciano andare, quello che ho fatto ieri. Lo facciamo. Ma non perché so se possiamo no, farli. Tutto si fa. Tre, due, uno, via. Ok, let's go. Ok, let's go. No, vedi se mi filmi. Basta, mi senti. Ha paura perché stava andando a fare una giostra spericolata con quella discesona lì. Un bel modo di iniziare la mattinata. Abbiamo le lenzuola macchiate di... La chef sta combinando qualcosa di interessante. Chissà cosa sta facendo. Banana, poi ci ha messo...